Manno Cennamo, è stato uno dei pochi, possiamo dire, sull'Alto Tirreno Cosentino che ha detto chiaramente che bisogna seguire all'interno del PD le direttive nazionali. In poche parole, Oliverio non deve ricandidarsi, deve fare un passo indietro e quindi bisogna cercare l'alternativa. Sì, ho fatto una mia dichiarazione, tra l'altro dettata da quella che è l'indicazione nazionale del nostro partito, e ritengo che nel momento in cui siamo classe dirigente, uomo di partito, bisogna accogliere, bisogna sostenere questa indicazione che va verso una candidatura diversa rispetto a quella che oggi probabilmente potrebbe essere la candidatura di Mario Oliverio. Un'alternativa potrebbe già nascere. Guarda, alternative ce ne potrebbero essere tante. L'importante è che il partito si ritrova unito, cioè trova una candidatura condivisa all'unanimità, e credo che anche su questo Mario Oliverio possa aiutare molto il partito, possa aiutare molto la Calabria a trovare una figura nuova, una figura fresca, che va, diciamo, verso questa direzione. Io credo che il lavoro che ha svolto Mario Oliverio è stato un lavoro importante, ha fatto 5 anni difficili, che ha dato delle risposte, ma oggi poi la politica ci insegna, i calabresi chiedono cose diverse, i calabresi chiedono un cambiamento, vogliono un rinnovamento, e quindi su questo penso che ci dovremmo ritrovare un po' tutti. Certamente il partito in Calabria soprattutto appare diviso e questo fa un po' male. Sì, al momento sicuramente c'è una divisione all'interno del partito, c'è una dialettica, poi un partito plurale come il Partito Democratico sicuramente oggi si trova su posizioni un po' diverse, ma ritengo che poi la responsabilità, il senso dell'appartenenza a un partito, per quello che poi il partito ha dato a tutti noi, poi ci debba far riflettere quella responsabilità che abbiamo dimostrato in tutti questi anni, ci porta a rafforzare, ad accogliere queste indicazioni che ci dà la segreteria nazionale, e quindi di ritrovarci uniti, di ritrovarci su una posizione che possa rafforzare fortemente questo processo che è iniziato, ma è iniziato non da oggi, diciamo, il processo di cambiamento è iniziato. Già, i segnali sono arrivati già da tempo, perché non possiamo dimenticarci quello che sono le elezioni passate, dove il PD non ha avuto certamente i numeri e i voti e i consensi che doveva avere. Quindi già i segnali sono arrivati qualche anno fa, e chi fa politica, chi vuole rimanere a rappresentare la politica in Calabria deve tenere conto di questi dati.